Carissimi amici del Toro, buongiorno. Andiamo a vedere il vostro oroscopo settimanale, quindi come sarà la vostra settimana. La vostra settimana che va dal 6 al 12 giugno 2022. Vediamo che cosa accadrà, quali sono gli eventi, le notizie, o magari, perché no, anche i vostri comportamenti. Andiamo ad approfondire. Allora, velocemente invito tutte le persone nuove a iscriversi al canale, a spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Se avete bisogno di me, come dico sempre, nella voce informazioni del canale trovate i miei contatti e poi vi invito a lasciare un like e un commento. Mi fate capire che ci siete, che mi state seguendo e, perché no, il commento per farvi capire che situazione comunque state anche vivendo. Adesso vediamo, concentriamoci sulla spesa, perché è questo quello che voglio fare. Quindi, per i nostri amici del Toro, per il segno del Toro, come sarà la settimana che va dal 6 al 12 giugno 2022? Come sarà questa settimana? Cosa dobbiamo sapere? Quali sono tutte le novità che dobbiamo sapere per il segno del Toro? Chiedo tutto questo in 5 carte e poi andiamo a fare i nostri chiarimenti. Determinati. Avrete a che fare con qualcuno che vi blocca il percorso. Determinanti. Decisione da prendere, chiusi comunque in voi stessi. Allora, determinanti, perché probabilmente state vivendo comunque sia una relazione, se qui parliamo di relazione, con una persona che è molto forte e decisa, almeno che questa non siete voi. E dall'altro lato, quindi, se il re di bastoni siete voi, forti, decisi, determinanti nel voler andare avanti, dall'altro lato avete a che fare comunque con un compagno o una compagna che è chiusa in se stessa. Perché? Perché c'è comunque qualcuno che mette il bastone tra le ruote e che va a bloccare una certa situazione. Ma non preoccupatevi, perché avete comunque sia le vostre soddisfazioni. Le vostre soddisfazioni ce le avete e non solo. Dovete superare determinati, ok, ostacoli. Dovete superare probabilmente la rottura anche di un legame, per chi ha concluso, per chi ha chiuso un legame, magari lì dove ci sono state comunque sia delle discussioni, ci sono degli ostacoli, sì, degli ostacoli da dover superare, ma lo farete comunque sia con la massima pienezza. Avrete degli avvenimenti positivi, qualcosa comunque sia di bello che vi accadrà. Andiamo a chiedere maggiori informazioni al nostro 10 di bastoni. Cosa vuol comunicare il 10 di bastoni per il segno del Toro nella settimana che va dal 6 giugno 2022 al 12 giugno 2022? Cosa dobbiamo sapere di più su questo 10 di bastoni? Allora, state arrivando alla fine di un ciclo, ragazzi, un altro po' di pazienza. Ci saranno delle informazioni che vi faranno chiarezza, probabilmente che sarà proprio questo qualcuno che vi comunicherà. Oltre che ad avere alla fine di questo ciclo, ci sarà comunque un successo per voi, delle soddisfazioni, un superamento di problemi, quindi riuscirete, oddio che bello, riuscirete ad avere un trionfo anche a livello sentimentale, avrete un bel trionfo a livello sentimentale. E per quanto riguarda questo 3 di coppe rovesciato, probabilmente qualcuno vi comunicherà anche qualcosa che non vi piacerà, ma voi ve ne sbatterete le palle, come giusto che sia, perché ci sarà un inizio di un qualcosa comunque di bello, ci sarà benessere, armonia in famiglia, in coppia, quindi state per ricevere qualcosa di bello che arriva. Si sta chiudendo qualcosa.
Andiamo a chiarire il 9 di denari, quindi chiediamo una carta per avere maggiori informazioni su questo 9 di denari. Allora, probabilmente sono delle questioni che riguardano i soldi, il lavoro, magari questo 9 di denari preannuncia il superamento di difficoltà, porta comunque buone notizie, quindi forse queste informazioni che verrete a sapere vi schiariranno di più le idee, ci sono comunque, ripeto, degli avvenimenti positivi, c'è una certa stabilità che riuscirete comunque a raggiungere. Ma dovete fare attenzione comunque a una persona bugiarda, a una persona che cerca in tutti i modi di nascondervi qualcosa. Probabilmente non lo fa in una maniera sbagliata, probabilmente lo fa per tener nascosto qualcosa, oppure qualcuno farà una follia in amore. Questo asso di spade, ok, rovesciato, parla di superare determinate situazioni che sono momentaneamente comunque bloccate. Ci sono delle problematiche, delle situazioni che state vivendo che sono bloccate, che avranno comunque sia il loro sblocco. Dovete attendere la fine del ciclo di questa situazione, la chiusura comunque di un ciclo sta arrivando. Otterrete comunque delle cose belle, anche se magari avete perso la pazienza, anche se magari dite vabbè sì, ormai stiamo aspettando, qua non si vede niente. No, ci riuscirete. Vediamo cosa vuole comunicare quest'otto di bastoni rovesciato. Quindi vado a chiedere una carta per avere maggiori informazioni su quest'otto di bastoni rovesciato. Donne, qui si parla di donne, cioè siete proprio circondati, ma donne in che senso? Nel senso che ci sono persone, ok, parliamo di persone in generale, possono essere maschi, uomini che donne, ok, ci sono delle problematiche, delle discussioni, delle litigate dovute comunque sia a terze persone, dovute a persone che vi vanno a bloccare una determinata situazione e che non vogliono che voi riusciate a portare a termine quelli che sono comunque sia i vostri desideri, i vostri sogni. È come se non si riesce ad essere in sintonia con quello che volete vivere, perché c'è troppa cattiveria alle vostre spalle, troppe malelingue, troppi interessi esterni che cercano comunque sia di influenzare magari il vostro rapporto, la vostra vita negativamente, ok? E sono delle persone che anziché dare un certo tipo di aiuto, vanno semplicemente a minare quelli che sono i vostri interessi, ok? Abbiamo anche a fondo mazzo quest'otto di coppe rovesciato che parla comunque di una persona che non riesce a gestire i propri sentimenti o una determinata situazione, non riesce ad essere calma e quindi va a influenzare negativamente quella che è la vostra vita. Però riuscirete ad avere delle soddisfazioni, le carte mi parlano di soddisfazioni e mi parlano di una riuscita, quindi riuscirete comunque a ottenere quello che volete, magari con dei dubbi, magari con una certa situazione altalenante, però ce la farete. Vediamo invece chi è che parla male alle spalle, chi è che va a mettervi il bastone fra le ruote, chi è che non vuole vedervi felici. Quindi andiamo a chiedere questo 8 di spade rovesciato cosa vuole comunicare. Chiediamo una carta per avere maggiori informazioni su questo 8 di spade. Ok, allora,
abbiamo un 7 di spade e 7 di coppe. Probabilmente vi dovrete vedere con qualcuno questa settimana, dovrete andare a chiarire qualcosa con qualcuno e la conversazione comunque sia non sarà piacevole. Parlerete con qualcuno su argomenti, magari potrebbe essere la famiglia o magari voi volete difendere la vostra relazione, la vostra casa, la vostra famiglia e quindi si andranno a fare dei chiarimenti, ma saranno dei chiarimenti comunque duri, quindi un parlare con qualcuno in modo comunque spiacevole. C'è la chiusura di questo ciclo, ok? Potreste avere questa settimana degli impedimenti nel dover parlare con qualcuno, ripeto, quindi ci saranno conversazioni, cose che vi direte. Però a fondo mazzo vedo comunque questo asso di coppe, quindi voi difendete, c'è una vittoria, un compimento, quindi c'è un qualcosa che vi porta ad avere una certa stabilità, potrete vivere, fate tutto questo perché volete vivere un sentimento alla luce del sole, volete essere comunque felici e quindi siete sulla strada giusta per avere... per ottenere la vostra felicità. Abbiamo certo, come vi ho detto, a fondo mazzo un 4 di spade che ci parla di un qualcuno che vuole bloccarvi, ok? Ma quello lo andiamo a vedere adesso. E coppe spade, realizzazione, un giorno, una settimana, ok, tutto questo comunque avviene in una settimana, ve lo confermo. E poi andiamo a vedere invece questa situazione stagnante, difficile, che non riesce a sbloccarsi. Cosa vuole comunicarci il 4 di spade? Quale comunicazione vuole dare il 4 di spade al segno del toro nella settimana che va dal 6 al 12 giugno 2022? Qua volete l'armonia, voi volete l'armonia, volete stare bene, volete uscire da questo sblocco, ok? Volete sbloccare, state lottando per sbloccare una determinata situazione, c'è ormai della pesantezza in questa storia, state andando avanti ormai per troppo tempo e avrete, guardate le carte qua, il 4 di coppe che vi parla di stabilità, di equilibrio, con l'asso di coppe che parla del nido d'amore, della casa, quindi voi volete raggiungere, ok, la vostra stabilità, il raggiungimento di una famiglia, di un equilibrio, volete quindi stare bene, e dicevo, c'è una certa pesantezza in quello che state vivendo, che ormai questo qualcosa deve comunque sia terminare. Deve finire, c'è tanta riflessione che dovete fare, ma potete tranquillamente fare progetti, perché ci sono cose belle che arriveranno per voi in amore e degli avvenimenti anche positivi. Andiamo a vedere questo 7 di spade rovesciato e questo 7 di coppe rovesciato, cosa vogliono ancora di più comunicarci. Riflettete, non cercate di ottenere chiarezza perché questa chiarezza non la otterrete mai, cercate invece di riflettere su quelli che sono stati i vostri dispiaceri, su quelli che sono stati i tradimenti da parte di quelle persone che vi volevate fidare, che vi fidavate, dolori, tradimenti, umiliazioni, riflettete, ok? Ci possono essere delle discussioni nel parlare con questa persona, nel confrontarvi. Comunque il parlare con questa persona e confrontarvi e dirvi le cose in faccia non è che sarà comunque risolutivo, perché non porterà assolutamente a nulla di buono. Porterà semplicemente a una delusione e a capire comunque sia chi sono le persone che avete vicino. Rimarrete comunque sorpresi di questo. Potreste anche andare in crisi,
però avrete comunque sia qualcosa di nuovo, degli avvenimenti che accadranno, un qualcosa comunque in questa, tra virgolette, mettiamo che questo parlare potrebbe rappresentare comunque una discussione, anche se ci sono dei litigi e delle discussioni, però mettiamo che insomma va a puttane tutto, ok? Anche se va a puttane tutto, comunque sarete ancora più forti e più decisi per ottenere comunque quello che volete. Quindi l'equilibrio, lo stare bene, l'avere comunque sia delle soddisfazioni, è questo quello che volete, ok? Vediamo invece i nostri angeli cosa possono comunicare, che consiglio possono dare al segno del toro nella settimana che va dal 6 al 12, dal 6 al 12, 12 giugno 2022. Una carta soltanto, per favore, se me la fate saltare voi sarebbe proprio l'ideale. Una carta per dare un consiglio al segno del toro. Un consiglio, una carta, un consiglio. Una carta, un consiglio, per favore, per il segno del toro nella settimana che va dal 6 al 12. E dai, per favore. Per favore, per favore, per favore. Ok, la scegliamo noi allora. Anche a voi c'è l'equilibrio. L'arcangelo Zachiel. Dovete avere equilibrio. Vi dovete comunque moderare, ok? Provate a scendere a compromessi, a cercare di collaborare. Aspettate il momento giusto per poter agire. Aspettate questo. A fondo mazzo abbiamo il 10 di acqua. Ci sarà una vita familiare felice e appagante. Ecco perché dovete attendere. Le vostre esigenze emotive, ok, verranno, e materiali, verranno comunque soddisfatte. Vivrete una relazione comunque fidata. Vivrete una bella relazione. Dovete soltanto attendere perché qualcosa per voi è in serbo. Ok? Allora, carissimi, quindi se vi è piaciuto questo video, like e commenti a go go. Io vi ringrazio, ci sentiamo presto e vi auguro un buon fine settimana. Un grosso, grosso abbraccio.